Una buona giornata e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di misure economiche, sempre in relazione all'emergenza sanitaria, perché con il decreto Ristori bis aumentano gli aiuti e il numero di beneficiari degli aiuti statali. Queste le misure per supportare persone e attività nella crisi economica prodotta dalle restrizioni anticontagio. Entro Natale inoltre dovrebbero arrivare anche i primi contributi regionali. Facciamo il punto nel servizio di Giuseppe Dintino. È il 15 gennaio, la data ultima entro cui trasmettere la domanda di accesso ai contributi statali. Persone e attività economicamente danneggiate dalle restrizioni anticontagio dovranno farne richiesta in via telematica tramite il portale Fatture Corrispettivi del sito dell'Agenzia delle Entrate. Chi ha usufruito delle misure previste dal decreto rilancio a primavera, anche con il decreto ristori potrà contare sulla stessa cifra, moltiplicata per una percentuale che va dal 50 al 400% a seconda della categoria. Chi invece non ha ancora ricevuto nulla dovrà mettere a confronto il fatturato di aprile 2020 con quello dello stesso mese nel 2019. Verrà quindi erogata la differenza, con un rincaro del 20% se i ricavi dell'anno scorso sono inferiori a 400.000 euro, del 15% se i ricavi vanno da 400.000 a 1 milione di euro, del 10% se superano il milione. Il risultato andrà poi moltiplicato per una percentuale dal 50 al 400% per questa seconda fase di aiuti. Il contributo minimo per le persone fisiche è di 1.000 euro, 2.000 per le imprese. In zona rossa gelaterie, pasticcerie, bar e altre attività simili, comprese quelle ambulanti, riceveranno un'ulteriore integrazione del 50%. Aiuti anche per le partite IVA, comprese quelle che fanno riferimento ai soggetti più ricchi. Nel decreto ristori infatti è scomparso il tetto massimo di 5 milioni di ricavi nel 2019, che era inizialmente previsto nel decreto rilancio. Ma il contributo arriverà solo se la partita IVA è stata attivata prima del 25 ottobre 2019 e se tra aprile 2020 e aprile 2019 c'è stata una differenza di fatturato di almeno un terzo. Per chi ha già ricevuto aiuti, i nuovi contributi saranno accreditati direttamente sul conto corrente. Vi è poi il Ristori bis, che vale solo per le restrizioni a seguito del DPCM del 3 novembre, come ad esempio nella zona rossa abruzzese, e i cui aiuti non sono soggetti a tassazione. E il criterio per valutare l'ammontare dei contributi è sempre lo stesso. Nella prima fase va calcolata la differenza di fatturato tra aprile di quest'anno e quello dell'anno scorso, con un rincaro del 20, del 15 o del 10%, a seconda se il fatturato dello scorso anno è inferiore a 400.000 euro, va da 400.000 al milione di euro o supera il milione, mentre nella seconda fase vi è un rincaro che va dal 50 al 400% a seconda delle categorie. Chi invece ha già avuto accesso agli aiuti del decreto ristori avrà la stessa somma, con un'aggiunta che varia dal 10 al 20%, e anche per le partite IVA il procedimento è lo stesso del decreto precedente. Ad ogni modo, l'importo massimo erogabile non può mai superare i 150.000 euro. E a questi contributi dovrebbero poi aggiungersi quelli regionali. La Giunta Marsilio è al lavoro per il Cura Abruzzo 3. Stiamo lavorando su un nuovo intervento, il Cura Abruzzo 3, che su cui abbiamo individuato alcune sacche di interventi che non sono coperti da quelli che sono i ristori nazionali, o comunque li andiamo sicuramente ad integrare, perché purtroppo qui la pandemia con lungo durare sta creando un disagio economico molto rilevante. Contestualmente stiamo andando avanti con i pagamenti e con le liquidazioni rispetto a quello che abbiamo già fatto, rispetto al famoso fondo perduto, la prima tranche 19 milioni, 22.000 pratiche consegnate, abbiamo già liquidato 6.900 aziende, ieri sono state inoltrate al tesoriere altre 4.000 pratiche, speriamo che entro lunedì partano anche questi altri bonifici, quindi diciamo come abbiamo sostenuto entro prima di Natale contiamo di liquidare la prima tranche, contemporaneamente stiamo lavorando sugli altri 30 milioni, altre 41.000 pratiche che hanno bisogno di tempi leggermente più lunghi, ma comunque adesso con la task force che ci è stata data tramite la FIRA riusciremo ad accelerare notevolmente.
I medici di medicina generale eseguiranno a partire dai prossimi giorni i test antigenici rapidi nei propri ambulatori o nelle sedi che verranno indicate dalle singole ASL. Infatti è stato sottoscritto dall'assessore alla salute Nicoletta Veri l'accordo integrativo tra la regione e i sindacati di categoria che applica il protocollo nazionale firmato dalle organizzazioni lo scorso 30 ottobre. Le aziende sanitarie per coloro che opteranno per il non utilizzo del proprio studio potranno individuare sedi fisse o mobili per l'esecuzione dei test anche in collaborazione con la protezione civile, i comuni o gli enti del terzo settore. Saranno anche garantite le turnazioni dei medici dalle 8 alle 20, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13 il sabato. Gli accessi da parte degli assistiti saranno regolamentati dai medici stessi attraverso prenotazioni e solo dopo il triage telefonico. In caso di necessità sarà possibile eseguire il test a domicilio del paziente. Nel caso di propri assistiti potranno essere sottoposti a test antigenico i contatti stretti asintomatici individuati dal medico di medicina generale oppure individuati e segnalati dal Dipartimento di Prevenzione. I casi sospetti di contatto che il medico di medicina generale si trova a dover visitare e che decide di sottoporre a test rapido. Nelle strutture ASL invece potranno essere sottoposti anche assistiti di altri medici di medicina generale che siano ad esempio contatti stretti asintomatici allo scadere dei 10 giorni di isolamento inseriti in una lista trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione. Le ASL, oltre ai kit per l'effettuazione dei test, si occuperanno anche della fornitura dei dispositivi di protezione individuale per i sanitari. I risultati saranno registrati sul sistema informatico di tracciamento della regione. In caso di esito positivo del test antigenico sarà informato il Dipartimento di Prevenzione della ASL che disporrà l'isolamento domiciliare del paziente e il successivo tampone molecolare di conferma. I medici riceveranno per ogni esame un compenso pari a 18 euro se effettuato nel proprio studio oppure a domicilio e di 12 euro per quelli eseguiti nelle strutture ASL. Voglio ringraziare i medici di medicina generale, sottolinea l'assessore Veri, per la disponibilità e la sensibilità dimostrate in questo momento, ribadendo il ruolo centrale che rivestono nella gestione della pandemia, perché solo unendo tutte le forze dalla medicina territoriale a quella ospedaliera riusciremo a fronteggiare questa sfida dando una risposta di salute efficace ai nostri concittadini. Cambiamo argomento adesso, continua a crescere anche nel nostro paese la violenza contro le donne. Nel giorno in cui si ricordano tutte le vittime delle violenze, il centro antiviolenza Ananche ha presentato i dati della sua attività. 1500 telefonate in un anno, 254 le donne che si sono rivolte per la prima volta all'Ananche che ha accolto 164 donne. Vediamo. Il 25 novembre rappresenta un po' la vetrina per parlare della violenza che però è una questione quotidiana. Noi ribadiamo sempre che tutti i giorni noi centri antiviolenza viviamo, impattiamo con questo fenomeno. Quest'anno abbiamo raccolto un po' un focus anche sull'emergenza sanitaria che è una cosa doverosa anche perché abbiamo registrato il doppio delle richieste di primo aiuto, cioè la prima volta che delle donne si sono rivolte al centro antiviolenza. Quest'anno abbiamo raggiunto 254 donne, l'anno scorso eravamo 120 e qualcosina, quindi effettivamente un ottimo risultato dal punto di vista della sensibilizzazione e visibilità del centro e soprattutto noi abbiamo fatto una riflessione perché questi dati to cure vanno dati una lettura sociale un po' del problema e che le donne, il lockdown ha aiutato le donne a prendere coscienza, molti hanno vissuto la violenza in casa, con le restrizioni non si sono mosse, avevano i bimbi a casa, però nel momento in cui è finita nella fase 2 abbiamo avuto un incremento delle richieste di aiuto, quindi molte donne ci hanno chiesto in primis di seguire un percorso di uscita e in seconda battuta molte donne hanno chiesto di essere allontanate, cioè nel momento in cui vogliono andare via di casa ci chiedono aiuto per trovare una collocazione, quindi questo è proprio lo spaccato dovuto all'emergenza sanitaria. Adesso in quest'altra fase noi stiamo continuando a lavorare normalmente, il centro è aperto, quindi però manteniamo attive quelle attività in remoto che avevamo sperimentato durante la prima fase, quindi da telefono, la chat, colloqui a distanza, perché comunque è necessario mantenere un
protocollo anticontagio, però siamo sempre aperti, abbiamo un H24, abbiamo addirittura attivato una casa temporanea per la quarantena Covid, una casa di emergenza, si chiama Casa Aurora, proprio per aiutare quelle persone che vogliono andare via di casa nell'immediato a fare il tampone, un po' la quarantena che è necessaria per andare fuori regione o su un'altra struttura. E proprio rimanendo in tema, i consiglieri di Forza Italia hanno presentato oggi a Pescara il progetto di legge istituzione del soccorso di libertà e dell'osservatorio regionale antiviolenza. Oggi, che è la giornata internazionale della violenza contro le donne, abbiamo una proposta concreta rispetto magari a tante iniziative bellissime ma più discorsive, se vogliamo, più concettuali, che proviene dal gruppo di Azzurro Donna, di cui io sono coordinatrice regionale. L'idea è nata a livello nazionale, tanto che proprio in queste ore c'è una conferenza stampa alla Camera in cui verrà presentato un progetto di legge sul soccorso di libertà a livello nazionale. Contemporaneamente anche in tutte le regioni, noi esponenti di Azzurro Donna abbiamo proposto di fare una legge regionale analoga anche nelle regioni. E in Regione Abruzzo il nostro gruppo consigliare di Forza Italia ha ben accolto la nostra proposta e quindi, anzi, colgo l'occasione anche per ringraziarli. Si tratta di un'iniziativa importante perché oltre all'istituzione di questa proposta di legge c'è anche la creazione dell'osservatorio regionale sui centri di antiviolenza, che ad oggi non esisteva, e credo che sia assolutamente fondamentale per un ottimo coordinamento anche dei lavori tra i centri antiviolenza. Il soccorso di libertà consiste in una sorta di reddito di libertà, se così può essere definito, unitamente anche alla possibilità per le donne vittime di violenza di potersi reinserire nel contesto sociale ed anche economico, perché spesso e volentieri da un'analisi è emerso che molte donne fanno difficoltà ad esporre questa difficoltà che loro appunto vivono nell'ambiente domestico, perché anche dalle statistiche emerge che purtroppo spesso le donne sono vittime proprio dei loro partner o dei loro ex partner. La loro difficoltà è quella di essere comunque dipendenti anche economicamente da queste persone, purtroppo, e quindi abbiamo pensato di dar loro uno strumento, una chiave per poter tagliare con questa situazione assolutamente tragica e poter avere la speranza di ricostruire anche una propria autonomia, non solo a livello economico ma anche a livello sociale e lavorativo, tant'è che la legge prevederà l'istituzione di convenzioni con delle aziende che potranno reinserirle attraverso un percorso anche formativo all'interno delle loro aziende e quindi reimmetterle nel mondo del lavoro, cosa che oggi non è assolutamente semplice. E nel giorno in cui si ricordano tutte le donne vittime di violenza, Fabiola Bacci e Isabella Martello ricordano la figlia e la sorella, chiedendo anche una maggiore presenza ed efficacia delle istituzioni. Oggi vengono ricordate tutte le donne vittime di violenza. Fabiola Bacci è la madre di Jennifer Sterlecchini. Lei ricorda ogni giorno sua figlia, ma vuole anche dire che in tanti hanno dimenticato quella tragedia. Sì, io veramente non volevo parlare solo di mia figlia Jennifer, ma anche di Anna Carlini, moglie di Domenico, Ludovica e Marina Angrilli, che sono state uccise tutte e due, quindi queste donne a Pescara vengono un po' dimenticate, cioè non se ne parla. Eh sì, ok, le scarpette, i ponti, tutto quello che vogliamo, il rosso, però noi chiediamo forse più dagli alti palazzi di informarsi di più e di interessarsi di più a queste donne, e anche oggi sono state uccise due donne. Questo chiediamo, che vengano ricordate ma che venga fatto qualcosa di concreto. L'ultimo post che scrisse mia figlia su Facebook era proprio per la violenza sulle donne, ed è lei, è stata ammazzata il 2 dicembre. Questo, il ricordo di lei che si batteva comunque anche lei per queste cose. Isabella Martello lotta ogni giorno per ricordare Anna Carlini, sua sorella che è scomparsa in un'estate calda sotto un tunnel della stazione di Pescara. Anche lei dice giusto ricordare, però molti si sono dimenticati di queste tragedie. Sì, queste donne vanno ricordate tutte.
ed anche importante anche per far capire che oggi questo è un tema molto attuale, che ancora sembra non risolversi. Io voglio lanciare un messaggio innanzitutto alle donne: denunciate, perché anche uno schiaffo non è dire non lo faccio più, ma è un segnale, quindi di trovare il coraggio di denunciare, perché l'amore comunque fa sorridere, non lascia segni. Anna, Jennifer, come tante diciamo altre donne, sono state proprio ammazzate per violenza. Io mi aspetto proprio dalle istituzioni che veramente qualcosa cambi, perché con queste sentenze che ultimamente si fanno, il valore della vita non vale niente. La violenza è la forza degli incapaci. Cronaca: uno pneumatico lacerato e nessun martelletto frangivetro negli appositi alloggiamenti. Dopo i controlli su uno scuolabus, gli agenti della Polizia Stradale di Chieti, coordinati dal comandante Fabio Polichetti, hanno fatto scendere davanti a una scuola decine di alunni delle scuole elementari. Gli agenti hanno bloccato lo scuolabus, intimando al conducente l'immediato ripristino dell'efficienza del mezzo, e lo hanno sanzionato per le infrazioni previste dal codice della strada. Sempre nell'ambito dei controlli disposti al questore di Chieti insieme al dirigente del compartimento Polstrada Abruzzo, in alcuni comuni della provincia di Chieti il conducente di un altro mezzo è stato sanzionato, oltre che per mancanza dei martelletti frangivetro, con un verbale di 400 euro per violazione della normativa prevista dai DPCM per prevenire il contagio epidemiologico da Covid-19. Il mezzo infatti era privo di soluzioni detergenti o disinfettanti obbligatorie per la pulizia delle mani degli alunni prima di salire. Cambiamo argomento adesso. Dopo l'incontro avuto ieri con il presidente Marsiglio per parlare della spesa e dell'utilizzo dei fondi europei della nuova programmazione 21-27, i sindacati auspicano un cambio di passo per la Regione Abruzzo. Segretario, ieri un incontro in piattaforma con il Presidente della Regione Marco Marsiglio per parlare dei fondi europei 2021-2027, la nuova programmazione. Quanto è importante spendere e spendere bene questi fondi? Sì, innanzitutto il tema è di primaria rilevanza, perché le uniche risorse che la Regione Abruzzo ha per fare degli investimenti e modernizzare la Regione sono proprio i fondi europei, quindi da questo punto di vista la programmazione 2021-2027 è fondamentale. Abbiamo tante risorse e noi su questo abbiamo indicato delle priorità. Innanzitutto la priorità del lavoro e dell'occupazione, cioè tutti gli interventi che verranno messi in campo devono avere un forte impatto sull'occupazione e sul lavoro. Dopodiché dobbiamo creare una regione che sia attrattiva per le persone e per le famiglie, quindi lavoro innanzitutto, ma anche welfare, salute, ambiente. Per fare tutto questo abbiamo la necessità di operare una buona programmazione, ma anche dobbiamo mettere in campo una capacità di spendere queste risorse in tempi molto rapidi. L'Abruzzo è una delle ultime regioni su molti assi per la spesa europea. Avere tante risorse e non spenderle, ovviamente, come potete capire, è un'occasione mancata. Per fare questo ci sarà necessario di rafforzare fortemente la governance della macchina amministrativa regionale, e non solo regionale, perché in questa programmazione poi saranno coinvolte anche molte amministrazioni locali. Ultima questione che abbiamo posto al Presidente Marsiglio è quello di creare e di individuare degli assi strategici, cioè non vorremmo che, come è stato fatto troppe volte, tutte queste ingenti risorse si perdono in mille rivoli senza andare a colpire al cuore dei problemi della nostra regione, che sono l'innovazione digitale, che sono le infrastrutture, che sono una vera transizione energetica e ambientale, che è un nuovo welfare. In questi giorni la pandemia ci sta insegnando come avere un buon sistema sanitario, un buon sistema sociale che curi le nostre persone, i nostri anziani, i nostri disabili e tutte le persone, tutti i cittadini, sia assolutamente fondamentale. La diocesi di Teramo Atri mette a segno due importanti progetti: l'esposizione del presepe monumentale di Castelli a Piazza San Pietro a Roma e la creazione di una cittadella della carità, due iniziative che entrambe rappresentano per i più poveri la speranza di rinascere. Tania Bonnici Castelli.
Il presepe monumentale castellano in esposizione a Piazza San Pietro a Roma è la creazione di una cittadella della carità. Sono i due progetti sui quali sta lavorando la diocesi di Teramo Atri. Il primo porterà l'arte abruzzese in Vaticano, il secondo conforto a tanti bisognosi teramani. La tradizionale inaugurazione del presepe e l'illuminazione dell'albero di Natale in Piazza San Pietro si terrà l'11 dicembre come sempre, proprio per dare un segno di speranza e di fiducia al mondo intero. Un messaggio importante in questo tempo difficile a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. A concretizzare il progetto del presepe di Castelli a Piazza San Pietro è stato il vescovo di Teramo, Lorenzo Leuzzi. Un'idea realizzata in collaborazione con la Regione Abruzzo, la provincia di Teramo, il Comune di Castelli, l'Ufficio Scolastico Regionale, il Liceo Artistico Grue, la Fondazione Tercas, l'Università di Teramo e il sodalizio degli abruzzesi a Roma. Il presepe castellano è stato rinominato un presepe per rinascere. 5 i pilastri su cui fondare la rinascita: ricostruzione, imprenditorialità, turismo, arte e Europa. Inoltre, in occasione dell'evento, la diocesi di Teramo ha organizzato altrettanti convegni online, tutti fruibili sul canale YouTube diocesano e degli enti coinvolti. E infine, il sogno di una cittadella della carità, uno dei progetti a cui la Caritas di Teramo Atri sta lavorando da tempo, un luogo dove poter accogliere le persone in difficoltà, dove creare una nuova mensa e dove poter ospitare coloro che sono più fragili. Questo presepe a Roma, dichiara il vescovo Leuzzi, rappresenta il frutto di uno sforzo comune per far sì che anche i più poveri abbiano la speranza di rinascere. E adesso apriamo la pagina dello sport, ovviamente partiamo dalla Serie B e dal Pescara. Doppia seduta oggi per i biancoazzurri in vista della sfida di sabato contro il Pordenone. Attesa per l'esito del tampone di Ledian Memusciai, che in caso di negatività potrà aggregarsi al gruppo e sarà disponibile per il match contro l'11 di Attilio Tesser. Per quella partita potrebbe tornare titolare anche l'esperto centrocampista Mirko Valdifiori, che abbiamo ascoltato questa mattina. Dobbiamo cercare di essere un po' più propositivi davanti e cercare appunto anche adesso la cosa brutta di Ferrara è stato purtroppo perdere anche Asensio, perché dopo Seter sicuramente due attaccanti, che in una squadra due attaccanti così sono importanti, e quindi dovremo cercare di sopperire con magari altri giocatori che non sono vere e proprie prime punte, però che anche quando si sono adattate le prime partite hanno cercato di dare il massimo. Ecco, Oddo ha detto insomma che la ricetta per uscire fuori da questo momento, adeguando tatticamente la squadra, e giocare un po' più bassi, essere più compatti, abbandonare le velleità di inizio stagione quando si pensava a fare un calcio più propositivo, è proprio questa la strada da percorrere? Guarda, questo è quello che ci ha detto anche noi cerchiamo di seguirlo come cercavamo di seguirlo all'inizio campionato, quando magari c'era un altro tipo idea di gioco. La squadra cerca sempre di seguire quello che fa l'allenatore. Sappiamo benissimo che dobbiamo cercare appunto di fare meglio, perché i risultati purtroppo in questo momento non sono dalla nostra parte, e quindi se vogliamo tirarci fuori dobbiamo mettere tutti quel qualcosa in più per far sì che la classifica del Pescara possa migliorare già a partire da sabato. Ecco, ma quanto fa male quella classifica? Fa male perché anche se uno cerca magari di lavorare con l'autostima alta, quando non vinci non è mai facile. Sicuramente le vittorie sono quelle che ti danno entusiasmo, che ti danno la voglia di fare sempre meglio e di trovare nuove vittorie, però noi magari nelle sconfitte dobbiamo appunto trovare la rabbia di volerne venire fuori. Abbiamo la fortuna di essere un gruppo unito, un gruppo che dalla prima giornata, nonostante come ho detto non siamo partiti bene, però sta cercando di darsi una mano sempre, e a volte avere il gruppo è fondamentale, soprattutto in questi momenti un po' più difficili. Ho sempre giocato in un centrocampo a tre, la scelta di Lecce è stata una scelta condivisa con l'allenatore, come ha detto anche lui, perché venivo appunto da un periodo che ero arrivato tardi, senza preparazione, quindi abbiamo provato a intensificare il lavoro. Le altre due sono state scelte tecniche che da professionista ho rispettato. Io mi sto allenando al massimo per farmi trovare pronto quando ci sarà bisogno, se c'è da entrare, e poi giocare a tre o due, nel senso quando uno va in campo deve sempre cercare di dare il massimo e cercare di fare quello che l'allenatore chiede in funzione della squadra. L'ultima veramente, l'esperienza Covid, l'averlo scoperto un po' all'improvviso, quanto ti ha colpito?
Ma più che colpito, nel senso, io non me ne sono accorto di averlo avuto, si vede in quel mese che sono stato a casa in vacanza quando c'era la pausa del campionato, poi sono arrivato, me l'hanno trovato e dopo ci sono stati degli esami effettuati insieme anche allo staff sanitario che è molto preciso in queste cose, e quindi mi hanno aiutato appunto a cercare di capire appunto cos'è che non andava, perché soprattutto a livello quando facevi i lavori di corsa a volte ero un po' in affanno, quindi mi hanno aiutato e adesso sto bene, ripeto, 2 settimane sto bene, quindi sono a disposizione al completo al 100%. Scendiamo in Serie C adesso, il centrocampista della Ternana ed ex della gara di domenica, Mattia Proietti, ospite della nostra trasmissione Proteramo di ieri sera, ha parlato della gara con i biancorossi del Liberati di domenica, sottolineando come le mentalità propositive delle due formazioni abbiano dato vita ad un match appassionante al di là del risultato finale. Col Teramo è stata una partita, dal mio punto di vista, più bella da giocare, sia per me, adesso ovviamente quando si perde non è mai bello, però è stata una partita bella, un confronto a viso aperto, leale, cioè non c'è stato anche tentativi un po' antisportivi di cercare di portare la partita in una direzione, quindi io penso che l'identità di queste due squadre, per quello che ho visto io, parlo della nostra e di quello che ho visto del Teramo, siano due identità ben chiare, di squadre propositive che vogliono giocare al calcio in una certa maniera e che adesso, sia per quanto riguarda noi, e parlo anche un po' per il Teramo, non penso che una partita possa far cambiare i giudizi assolutamente, quindi certo. Penso che sia un modo diverso di interpretare la partita, però è bello. Io penso che vedere Ternana Teramo sia stato bello anche per i tifosi. Dall'inizio dell'anno, comunque, anche quando magari i risultati non erano come quelli di adesso, però ogni settimana il mister predica calma, piedi per terra, bisogna continuare a lavorare. Comunque siamo a novembre, c'è cioè una squadra che vince un campionato a novembre, penso non si sia mai vista, quindi... Cioè, sono 7 punti, sì, ma c'è una partita da recuperare per entrambe, ci sono ancora 25 partite, quindi cioè, può succedere veramente ancora di tutto. Noi lo sappiamo perché siamo una squadra e un gruppo intelligente, ma il mister comunque non perde occasione per ricordarci. Un Teramo che a me è piaciuto, come nelle gare che avevo visto già. È un Teramo che ha un'idea di calcio, che prova a giocare, una squadra che gioca a calcio, si basa, cioè mette l'individualità al servizio della squadra, però è una squadra che gioca in maniera corale, organizzata, quindi cioè, noi comunque siamo andati anche parecchio in difficoltà in alcuni momenti della partita, sapevamo che era una partita che sarebbe stata giocata a viso aperto da entrambe le squadre, un po' ci assomigliamo anche da un certo punto di vista, diciamo. Quindi a me ha fatto un'ottima impressione, l'idea che avevo l'ho riscontrata poi affrontandoli. Io ho parlato con quelli che hanno fatto il mio percorso lì l'anno che sono stato a Teramo, anche qualche altro ragazzo che conoscevo da altre squadre. Sicuramente sono contento che il Teramo possa aver fatto un passo in avanti. Noi l'anno che sono stato io è stato un anno un po' difficoltoso, ma nonostante quello la squadra aveva dimostrato una fase di crescita verso la fine. L'anno scorso partiti con grandi intenzioni e speranze, diciamo. Però è stato un anno di transizione che è servito per essere in alto quest'anno. Paradossalmente ci si aspettava che il Teramo partisse così l'anno scorso, probabilmente. Però è stato un anno di transizione e quest'anno si sta raccogliendo quello che è stato seminato l'anno scorso, penso. E quindi a me fa solo che piacere, ovvio, per la gente, per tutte le persone che ho conosciuto e che mi hanno lasciato un ottimo ricordo. Questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che i contributi che avete appena visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con il nostro telegiornale alle ore 19, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.